Honda, con la sua nuova piattaforma da 348 cm3 oggigiorno, presente sul mercato indiano sotto forma di stradali GB350 e giapponese GB350, ha chiaramente intenzione di promuovere questo motore su altri tipi di moto, proprio secondo Moto Roctane. Infatti, il sempre più richiesto senso d'avventura potrebbe proprio spingere Honda a produrre una moto come la CB350X, a sedersi tra la CB500X per il nostro mercato e CB200X per altri mercati asiatici. Fatto sta che Honda non ha ancora confermato che la sua piattaforma dei 350 sarà mai disponibile in Europa, ma la nuova CB350X potrebbe sicuramente aprire le porte ad esso, considerando che questo mercato è dominato dalla Himalayan di Royal Enfield, la quale col suo motore da 411 cm3 produce una potenza massima di 24 cavalli e 32 Nm di coppia. Il nuovo motore Honda da 348 cm3 invece produce la potenza massima di 21 cavalli e 22 Nm di coppia. Ma se il peso della nuova 350X sarà contenuto come quello della stradale, il rapporto peso-potenza potrebbe favorirla piuttosto che la Adventure Bike di Royal Enfield. Oltre ciò, il design delle X di Honda mi è sempre piaciuto personalmente, oltre all'ottima qualità e centro assistenza in tutto il mondo. Se Honda finalmente deciderà di introdurre questa nuova piattaforma anche per noi europei, allora dovrà anche rivisitare i suoi prezzi per avvicinarsi alle più economiche opzioni di case come la sopracitata Royal Enfield, ma anche Benelli. Voi cosa ne dite? La vorreste una Honda CB350X? Fatemelo sapere qui giù nei commenti. E con questo, ragazzi, vi saluto. Ti ricordo che se sei nuovo e vuoi vedere più video di questo genere qua, iscriviti a questo canale, metti un mi piace a questo video se ti è piaciuto e seguimi anche su Instagram a gm.moto. Alla prossima, ciao bene!